sono 10 anni che è già scomparso Enzo Biagi, sì. E so che tu lo ricordi ancora con tanto affetto. Beh, sai, tanto affetto, io ci ho lavorato per tanti anni ed è stato per me è stato un grande maestro, però ci tengo a dire una cosa, io quando ho cominciato a lavorare con Enzo Biagi ero già, come dire, professionalmente attrezzato. E non è che io sono andato, come dire, come ragazzo di bottega e ho imparato. Io mi sono accorto quanto avevo imparato quando Biagi è scomparso. Perché poi mi sono trovato di fronte a delle situazioni professionali e mi chiedevo, ma adesso Enzo che cosa avrebbe fatto? Come si sarebbe comportato? Ecco, per me, che ero già strutturato, io mi sono reso conto che per me Enzo Biagi è stato un grandissimo maestro. Un maestro professionale e anche un maestro di vita, in qualche modo, perché aveva una grande etica. Beh, assolutamente. Ma poi, sai, io ho avuto la fortuna di essergli anche molto amico. Certo. Quindi, sai, diciamo che di fronte a Biagi sono molto partigiano, esattamente quello che è stato lui a suo tempo durante la guerra. E dobbiamo dire qualcosa su di te, Loris, adesso. Ci tocca perché è troppo importante, ci piace. Adesso non esagerare. Gianpaolo, hai curato, sono un vostro contemporaneo. È un onore per me poter rivolgere una domanda. Meno male che sei un nostro contemporaneo. Mi fa piacere. Biagi avrebbe ancora molte cose da dire nella nostra epoca. Qual è la lezione che le ha lasciato? È una domanda che non è semplice per esaurirla, eccetera. Ci sono alcune cose che vorrei mettere in fila, che Biagi... Intanto il grandissimo rispetto per le persone che ti stanno davanti, per le persone che devi intervistare. Questo era una cosa fondamentale. Biagi detestava quando vedeva quei servizi del telegiornale con il gelato sotto il naso, no? Cioè quando il giornalista va nei mercati e lei cosa pensa, lei che cosa dice, eccetera, eccetera. Dice no, quelle persone devono avere pari dignità al grande ospite, al big, eccetera. Quindi tu il big lo faresti così in televisione? No, seduto, una luce, una certa inquadratura, eccetera, eccetera. Anche questo... Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Una seconda cosa è che ho imparato da lui che intanto dalla politica ci dobbiamo far sempre dare del lei, mai del tu. Questo è una cosa fondamentale. E il nostro programma, noi possiamo avere amici anche tra i politici, ma il nostro programma non deve essere mai amico di nessuno. Certo. Questa è una delle grandi lezioni. Concordo che ci perfettamente, è una grande lezione.